Ascolta Pecchia, ma che cazzo ti sei mangiato a Natale? Cioè, ma io non lo so, ma le vacanze ti hanno fatto male. Cioè, voglio dire, ma si può presentare? Allora, già che come dice il mio amico youtuber Pedro Noma 2, voglio dire, noi quando inizia sempre l'anno, praticamente non andiamo mai bene. Dopo le vacanze di Natale, noi già come Parma. È fisso che non si vince. Poi dopo te chiaramente sei arrugginito anche te, ti sei mangiato troppo pandoro, torrone, troppi anolini, quelli li ho mangiati anch'io, però voglio dire, cioè, come cazzo si fa a presentare una formazione del genere? Cioè, ma ti rendi conto che adesso va bene, adesso dobbiamo recuperare tutti per forza, cioè, anche quelli irrecuperabili noi dobbiamo recuperarli, eh? Cioè, secondo me l'errore tuo più grosso è stato questo qua con Parma-Ascoli. Cioè tu hai pensato, boh, Parma-Ascoli, questa è vinta. Dai, dai, dillo che l'hai pensata. L'hai pensata. Hai pensato di averla già vinta, hai detto, figurati. Noi siamo i primi in classifica, metto su Mihaila per fare un esempio, no? Che tanto, anche se gioca Mihaila dal primo minuto, no? Vinciamo lo stesso, no? Anche se giochi Hernani nel primo minuto, vinciamo lo stesso. Poi ne hai fatte anche altre, ma quelle lì sono le minori. Ma ti rendi conto che uno, quando giochi con Mihaila, giochi in uno in meno. E quindi figa. Vabbè, ok, l'Ascoli è terzo ultimo in classifica, cazzo. Però, voglio dire, tu sei primo con sei, eri primo con 6 punti di vantaggio, ora ce ne hai 4. Ma porco cane, vuoi giocare con uno in meno? Niente, uno in meno. Poi mi fa entrare anche Hernani e un altro mezzo in meno. Alla fine abbiamo giocato in 9 e mezzo contro 11. E nonostante quello, momenti la vinciamo. Poi vediamo il perché del momenti, eh? Dopo lo vediamo anche il momenti. Allora, ti saluto al momento e parlo con gli amici a casa, eh? Perché te guarda, è inqualificabile. Beh, inqualificabile, ti saluto, ciao. Mi raccomando, la prossima, ecco, la Sampdoria, non facciamo anche, visto che sei gemellaggio, gli facciamo il regalo, che così, magari. No. Ciao. Allora, bentornati. Allora, sono in ritardo su questo post partita, ma sinceramente il tempo è veramente tiranno. Sto riassemblando tutto il mio locale qua dopo l'installazione del fotovoltaico. Gli abbonati, fra l'altro, potranno vedere il video di tutto l'impianto fotovoltaico, tutto il lavoro che è stato fatto. Comunque, bando al Mago Life, che possono vedere solo gli abbonati, appunto. Andiamo avanti con il resto. Allora, come vedete, ho dato la colpa ampiamente a Pecchia, perché è il primo responsabile. Non è l'unico, però, devo dire, non è l'unico responsabile. Allora, vediamolo nel dettaglio. Allora, Mihaila non puoi giocare ma dal primo minuto perché come fa un terno all'otto, dico gioco in 10, poi spero in Dio che magari. Ma soprattutto Mihaila, caro il mio Pecchia, tu lo dovresti sapere che Mihaila se te lo giochi, te lo giochi per il contropiede. Cazzo, l'Ascoli viene a chiudersi al Tardini e tu mi fai giocare un contropiedista? Cioè, tanto perché così magari recuperiamo anche lui, magari, sì, magari sto cazzo, perché questo qua non lo recuperi mai. Cioè, almeno, mai dire mai, però è il caso di giocarsi 2 punti? Sì, ci siamo inculati 2 punti, perché questa è la realtà, ci siamo inculati 2 punti. Boh, allora li abbiamo buttati nel cesso e il primo responsabile sei tu. Allora, poi, oltre a Mihaila, che è assurdo farlo giocare dal primo minuto, specialmente in una partita in casa, perché fossi fuori casa contro l'Ascoli, potrei capirla, ma in casa contro l'Ascoli che si chiude e che ha fatto 62 miliardi di falli per cercare di fermare il Parma, no, non ti giochi con Mihaila, ok? Fai giocare Partipilo, che invece l'hai fatto entrare dopo, che vale almeno 5-6 volte Mihaila, ok? E andava sicuramente meglio. Fra l'altro, un'altra cosa, Hernani, alcuni diranno, vabbè, ma dai, Hernani non è così gramo, no? Puoi giocare in casa contro l'Ascoli. Sì, va bene, però siccome sei in casa, e magari un po' più di mobilità, magari evitare uno tecnico, ma che è tipo una statua in campo, perlomeno aveva iniziato bene il campionato, ma dopo la corsa se l'è dimenticata. Abbiamo in panca Somme e soprattutto anche Cipriè, ma tutti e due comunque sono validi. Ma voglio dire, ma Cipriè me lo fa entrare dopo, nelle ultime partite ha dato tutto, ha fatto vedere che figa, è un giocatore completamente diverso.
Cazzo, recuperalo, continua nel recupero che sta andando da Dio. No, niente, deve far giocare a Nani perché è lui, no, il titolare. No, non cazzo, se gioca meglio Cyprien fai giocare Cyprien. Se gioca meglio Partipilo fai giocare Partipilo. Non è che adesso, ma soprattutto in casa, ragazzi, in casa con un Ascoli chiuso mi fa giocare quella gente lì. Ma falli giocare fuori casa che loro dico magari fuori casa, dai. Magari no, si aprono in contropiedi lì, freghi, no. In casa con le barricate devo giocare con della gente statica o con della gente da contropiede come Mihailović. Quindi questo è il primo errore, cioè due errori grossissimi che hanno pregiudicato il match. Poi dopo in questo aggiungo che il Parma ha sbagliato comunque abbastanza gol, Benek vabbè ne ha sbagliato uno che veramente io forse tiravo di rabone e facevo gol, tanto che era facile farlo, però niente, vabbè, l'ha sbagliata. E Dennis Smith stavolta è stato altruista, che gli ha dato un pallone, come dire, spingimi dentro, niente, ha tirato una lofa alta sulla traversa, niente, vabbè. E dopodiché, ok, Viviano ha fatto delle belle parate, anche un miracolo, però diciamo, Dennis Mann, io che cazzo faccio? Potrò mica dargli le colpe, cazzo. Ok che aveva sbagliato due o tre gol, però cazzo, lui e Bernabé sono gli unici che fanno vedere qualcosa, qualcosa di veramente bello in attacco, e quindi se sbagliano va bene, però voglio dire, ci sta un giocatore che corre come un matto, dribbla su tutti, eccetera, eccetera, poi magari in zona gol può anche sbagliare un attimo ogni tanto, però. Quindi, formazione di Pecca cagnata completamente. Infatti, quando poi secondo tempo, tra i cambi, cosa è cambiato completamente il Parma, si è visto che insomma abbiamo rischiato di andare a vincere, cosa che dovevamo comunque fare. Ultimo punto, diciamo ultimo punto, perché se noi ci impegnavamo anche il primo tempo, secondo me la vincevamo sicuramente. È che abbiamo fatto un primo tempo che praticamente sembrava che dovevamo smaltire le scorie del Pandoro e degli Anolini, e quindi è stato un primo tempo veramente deludente, sottotono, non so cosa dire, sono partiti fiacchi, e poi invece è tornato il buon Parma nel secondo tempo, quindi abbiamo capito che il Parma non è che è morto dopo le vacanze, è morto il primo tempo, il secondo è risorto, però purtroppo ormai era un po' tardi, quasi quasi ce la facevamo, ma con le cazzate fatte da Pecchia con la formazione purtroppo ci hanno pregiudicato molto, poi qualche euro in più sotto porta e niente, non è andata dentro. Ultima cosa, prometto, poi dopo finisco sto video perché veramente ho poco tempo, quasi quasi la saltavo, andavo a venerdì con la prossima post partita, ma mi dispiaceva. Cosa devo farvi vedere? Vi devo far vedere anche questo. A praticamente 20 secondi dalla fine, 95esimo e 47 secondi, succede questo, batti e ribatti nell'area di rigore dell'Ascoli. E il Parma meritava il 2-1, quindi noi meritavamo di vincerla questa partita. Comunque, anche con le cazzate che ha fatto Pecchia, voi dite, ma perché merita di vincerla? Semplice, perché ci hanno inculato ancora col VAR. Perché guardate cosa è successo. Spero che si veda. Anzi, si vede sicuramente, ve lo faccio vedere bene. Secondo voi, questo qui non è mica calcio di rigore? No, che non lo so. Giochiamo a pallavolo o giochiamo a calcio? Quando uno mi tira verso la porta e uno mi ci mette una mano staccata rispetto al corpo, che praticamente mi para il pallone che sta andando in porta, ma a me non me ne frega un cazzo se manca 20 secondi alla fine, ok? Io voglio il 2-1, voglio il calcio di rigore perlomeno, poi vediamo se lo trasformiamo. Ecco, questa è l'ennesima inculata ricevuta dal Parma, ok? Questo è calcio di rigore tutta la vita. Ovviamente al VAR io non so cosa cazzo ci stanno a fare, perché probabilmente, infatti, beh, quel discorso del VAR, il VAR a me piaceva come idea, no? Piaceva perché diceva, beh, l'arbitro viene aiutato nel suo lavoro con le immagini del VAR che sono inequivocabili. Però se c'è un'immagine dubbia, io posso anche capire che dici, vabbè, ma cioè, non si è sicurissimi, non diamolo. Ma quando è lampante, allora ti fa incazzare perché loro dici, cazzo, ma la malafede. Ma allora c'è ancora nonostante il VAR? C'è del marciume? No, perché porco cane, ma come cazzo fai a non dare un rigore del genere? Cioè, lo vedi il VAR, questo qua c'è una palla grossa così in primo piano, con un braccio scostato dal corpo che para il pallone, tu dimmi come cazzo fai a non dare il calcio di rigore? Cioè, se fosse stato staccato di 5 centimetri, vabbè, dagli il beneficio del dubbio, insomma, uno si butta lì, però se ti butti a braccia larghe, ormai nel calcio è così, ma è così per tutti.
Quindi può piacere o no la regola, quello era calcio di rigore per il Parma, lampante. E non è la prima volta che ci inculano con il VAR, no? Che, boh, 10 secondi hanno già deciso. A volte stanno 5 minuti per le grandi squadre o altre squadre a decidere se è calcio di rigore o no. Per noi 15 secondi è durata, boh, posto. Finisci la partita che lì non c'è il fallo. Però, ripeto, ve l'ho fatto vedere, non ve lo faccio rivedere per non annoiare, ma si vede chiaramente che è calcio di rigore. Quindi, ennesima beffa per il Parma, ennesima fregatura, rubati 2 punti da Pecchia, dal VAR, da tutto quello che vuoi, però noi abbiamo perso 2 punti. Quindi eravamo più 6 e ora siamo più 4. Non stiamo a piangerci addosso perché noi scendiamo a Genova con la Samp e andiamo a vincere, cambia tutto e loro dico, vabbè dai, abbiamo recuperato i punti perché qua ci sta, a Samp ci può stare anche il pareggio fuori casa, il Marassi è uno stadio difficile. Quindi diciamo che abbiamo preso il punto con l'Ascoli e basta, anziché farne tre, ne compensiamo, ne facciamo, però dobbiamo farne tre a Genova e non sarà così facile, ok? Niente ragazzi, vi saluto e forza Parma, la magia sia con voi, ci rivediamo alla prossima occasione e iscrivetevi. Ciao!